Buongiorno cari amici, oggi sono nel mio giardino e vi voglio far vedere come si semina il Solanum torvum. Allora, questo è un contenitore di plastica e questo si trova nei supermercati, magari dove ci sono delle cose dentro che io poi uso per seminare i miei semi. Allora, per seminare il torvum io uso dei fogli di Scottex. Ne metto due sotto, ne metto, poi prendo questi semi. Questi semi li ho comprati su internet, li ho comprati e li vado a seminare. Ecco qua, non li metto tutti perché possono essere troppi. Le divido un po' dappertutto, le divido e dopo ci metto altri due fogli, così. Ecco. Per la germinazione bisogna mettere pure un po' d'acqua, umidire questi tovaglioli di Scottex. Una volta imbevuti d'acqua lo possiamo chiudere così, ermeticamente. Questo serve pure come serra. Serve. Questo se lo mettete al caldo si crea della condensa, si crea e favorisce la germinazione del torvum. E un'altra cosa vi voglio dire, che dovete mettere un po' d'acqua, almeno un quarto di bicchiere ogni 2-3 giorni se sta al sole, perché si possono asciugare i tovaglioli e poi il seme si secca e vedremo che dopo 20 a massimo 30 giorni che i semi stanno germogliando. Adesso vi faccio vedere quello che ho seminato 30 giorni fa, ho seminato e sono germogliati. Ecco qua. Questi ogni 4-5 giorni li ho bagnati, vedete? Già sta uscendo. Quasi quasi che è un po' tardino, perché ci stanno queste piccole piante, ci stanno, vedete, che sono germogliate abbastanza, però ci sono alcuni semi che stanno per germogliare, stanno. Ok, andiamo alla semina. Allora, questo è il contenitore dove io vado a seminare il torvum. Allora, con un pennarello vi faccio dei buchi, così. Ecco qua. Poi con un coltellino o qualcosa di appuntito prendiamo il seme, lo prendiamo e lo mettiamo così. Ecco. Vedete? È un lavoro un po' complicato, ma che può allora.
Adesso mettiamo uno con le piantine. Vediamo che questo è radicato, vedete? Questo in 2-3 giorni è già spuntato. Questo. Un po' di fastidio nel seminare. Qui sono andati due semi. Ecco qua. E abbiamo seminato la prima parte. E per non andare oltre e prolungare il video, niente. E già seminati, vi faccio vedere dopo 30 giorni che sono nate e si sono fatte di questa altezza. Dopo 30 giorni dalla semina, sono 30 giorni. Hanno fatto 1, 2 e 3 foglie belle larghe. Per piantarle ci vorrebbe ancora un'altra ventina di giorni dentro questo contenitore e poi possiamo andarle a piantare. C'è un altro contenitore che è un po' più grande. Questo. Vediamo. Ecco qua. Avete visto questa piantina? Questa fra 10 giorni è pronta per essere piantata come quella che vi ho fatto vedere al video scorso. Ecco qua. Allora, vi voglio dire un'altra cosa. Allora, questo metodo di germogliazione si può fare anche per i semi di fiori, quelli piccolini piccolini. Basta farli germogliare qui dentro e poi metterli dentro un contenitore. La cosa può funzionare benissimamente, può funzionare. Allora, cari amici, questo video l'abbiamo finito. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un like.